Leon deve essere lontano. Sono sicuro che è proprio qui vicino. Sì, sono arrivato. Quella è la mia casa. Se io avessi la forza di andare avanti ancora un po', potrei arrivare a casa sano e salvo. Guarda questo posto. Ma osservalo bene, donnola. Non lo trovo migliorato per niente. Non capisco che ci trovi da ridere. Quante altre case abbiamo perso oggi, gufo? Sono state distrutte mezza dozzina di tane, 3 buchi per scoiattoli già ammobiliati e almeno 15 bellissimi nidi di uccelli. Oh, 16. Ci cacciano dalla foresta un po' al giorno. E non sono ancora soddisfatti. Oh, non posso pensarci. Arriveranno fin qui tra un minuto, un secondo. Ah, ormai abbiamo i giorni contati. Non manca molto, non manca molto. Ora che hanno riempito lo stagno. Non lo stagno della nostra foresta! Invece sì. Era l'ultima riserva d'acqua che c'era rimasta. Sarà un guaio per le anatre. Ma noi siamo tranquilli. Abbiamo sempre il torrente. Vuoi dire quel fiumiciattolo di fango? Oh, santo cielo. Oh, eccoti qui, volpe. Stavo andando a fare un giro per... controllare la situazione. Oh, sì, per saperne di più. Le cose non vanno affatto bene, vecchio mio. E se non arrivano le grandi piogge, le nostre speranze... Sono poche? Mi hai proprio tolto le parole dalla bocca. Se ho capito bene, abbiamo qualche problema. E direi anche piuttosto grave. Tanto grave che occorre fare un'assemblea, amico. Un'assemblea, volpe? Riunire insieme tutti gli animali? Ma non sarà un party, donnola. Non ti sembra una decisione un po' troppo drastica? Se non è drastica questa situazione... Esattamente. Cos'altro lo è? Un'assemblea degli abitanti del bosco, volpe. Mi pare che non se ne facciano da anni. Venivano organizzate quando c'era una... Emergenza? Mi pare che questa sia proprio un'emergenza. Ora sei stato tu a togliermi le parole dalla bocca. Non vorrei mettere il dito sulla piaga, ma senza acqua, noi abitanti del bosco natio non riusciremo a sopravvivere. Senti, senti. Se non vuoi chiamare questa un'emergenza, che nome vorresti dargli? Alice? Molto spiritosa. Vogliate perdonare la mia domanda, ma che cosa ci guadagneremo con un'assemblea? Che possiamo fare noi, poveri animali? Non lo so ancora, ma se adesso tu e io e il tasso e la donnola e ogni singolo animale che abita con noi nei boschi ci riuniamo e presto, forse a qualcuno verrà in mente... Una soluzione? Ma che brava, ma che brava! Credo che Volpe abbia assolutamente ragione. Non lasciamoci prendere dal panico. No, no, no! Dobbiamo arrotolarci la pelliccia e fare qualcosa. Giusto! So che persuadere tutti gli animali, che certo non vivono in armonia, a partecipare a un'assemblea non sarà una cosa semplice. Tuttavia, sono sicuro che risolverai questo problema, Tasso. Sì, chi? Cosa? Chi? Io?
E chi altri? Beh, è molto gentile da parte tua, Volpe, ma... Insomma, in fondo, tu ci conosci bene tutti da molto tempo, non è vero? Il più grande impiccione del mondo! Chiudi il becco, donnola! E tutti noi conosciamo te, quindi? Questo è certo, Volpe. Beh, allora vuol dire che mi occuperò dell'organizzazione personalmente. Adesso ti riconosco. Sapevo di poter contare su di te. Beh, non startene lì a rimuginare come al solito, coniglia. Su, muoviti! Niente panico. E avverti lepre, ovviamente. E adesso tu, caro Riccio, datti subito da fare. C'è un compito anche per te. Muoviti e vai a cercare i tritoni. Vado subito, Tasso. Scusami, donnola. Talpa. Ricordiamoci, Talpa. Vedrai che appena sentirà la notizia arriverà di corsa. Che dirai agli altri, Tasso? E che dirò? Beh, dirò a tutti che ci incontreremo nella... nella mia tana. In quel buco? Perché? Che cos'ha che non va bene, donnola? Proprio niente, Tasso. Non si tratta di questo, solo che... Vieni al punto, donnola. Beh, va benissimo per te e me, il topo ragno e i topolini di campo. Noi siamo creature del sottosuolo, giusto? Ci siamo abituati, ma... Ma che cosa? Gli uccelli non saranno molto d'accordo, Tasso. Pensa a Gufo. E a Gheppio. L'idea non gli piacerà per niente. Sì, ma non sarà per molto tempo. E sono sicuro che capiranno che è per una giusta causa. Speriamo. Allora non ciondolare in giro, donnola. Cerca di renderti utile. Io? Muoviti e andiamo ad avvertire le arvicole. E così, signor Arvicola, la volpe ed io abbiamo pensato che per affrontare una situazione tanto grave è necessaria una riunione. Di che cosa si tratterà? Vuole sapere se ci sarà da mangiare. Vuoi stare zitta? Ci sarà una riunione nei miei appartamenti. Io mangio dove mi pare. Una riunione al... tramonto.